i visi umidi e teneri di giovinetti desiderosi di conquiste. I pensieri cavalcano ostacoli, spostandosi in sontuosi cammini di desiderosa serenità. Io, come un cacciatore, rapisco tutte le stelle per raggiare il buio della mia amata. Signori e signori, benvenuti a questa presentazione qui in questa location, in questa sala 900, all'interno di questo Hotel Jolie, prestigioso hotel, e benvenuti a questa presentazione del volume Il Melodie dell'Anima dell'autore qui presente, qui con noi, Antonino Causi. Do un benvenuto ecco ai relatori che sono qui presenti. Un benvenuto ecco all'editore Nino Barone, presente ancora, relatori al poeta Gino Adamo, e allo scrittore Marcello Scurria. E abbiamo assaporato ecco la voce della interprete e cantante Manuela Micauli. Accompagnate da questa veramente scintillante melodia del maestro Fausto Caltagirone, che ci accompagnerà questa sera. Bene, a questo punto, prima di cominciare, prima di dare la parola ecco al primo relatore, voi oggi vi trovate in questo Hotel Jolie, il quale ha appena preso ecco il premio in tutta Italia di qualità. Intanto io vi voglio far vedere questo video e poi vi presenterò ecco il direttore. Guardate questo hotel cosa ha ricevuto. Chiamiamo nuovamente qui sul palco il padrone di casa, il dottor Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere. E il presidente ISNART, Maurizio Maddaloni, e Maria Grazia Cucinotta. Accetta la serata. Ma la serata è fantastica, perché poi avere tutte queste persone qui, che sono le persone che veramente andando in giro per il mondo mi fanno sentire fiera di essere italiana, e quindi vi ringrazio veramente di cuore per l'opportunità. Vogliamo sapere il nome del vincitore? La busta è arrivata. Presidente Maddaloni. Si classifica al primo posto e vince il premio Ospitalità Italiana. Il turismo italiano, e in questo caso Hotel Jolie di Palermo. Complimenti! Prego, prego! Se lo merita anche qua in diretta. Oltre al premio dell'artista carta. E questo è la medaglia Jolie, vieni qui. Fa anche rima. E questa è la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana data ai due vincitori, perché l'altro verrà per i ristoranti del mondo. Complimenti, viva il turismo, viva gli alberghi d'Italia. Presidente della Camera di Commercio della seconda capitale del Regno di Sicilia, è un po' come se avesse vinto anche Napoli. Auguri Roberto. Complimenti, l'applauso anche per lei. L'abbraccio e la foto. Questa è camera, prego, di qua. 1, 2, 3. Grazie a tutti. Allora, chiudiamo questa finestra. Chiudiamo. Questo è lo staff appunto dell'Hotel Jolie, che oggi ci accolgono tutti. Chiudiamo il premio e qui quindi questo hotel accoglie questo libro,
e vi presento il direttore di questo albergo, Pietro Silano. Io direi di venire qua brevemente. Quali sono le motivazioni e l'emozione veramente di aver preso un premio in tutta Italia? Intanto buonasera a tutti, volevo darvi il benvenuto, scusate anche se gli ambienti sono piccolini, però il vino risiede nelle botti piccole, si suol dire, la genuinità è apprezzata, l'intimità è ancora di più con le persone belle. È un riconoscimento nazionale che ci è stato dato, con molto entusiasmo l'abbiamo accettato e con responsabilità la dobbiamo portare avanti. È stato conseguito dopo una classificazione di 6.500 strutture in Italia e anche all'estero. C'erano dei ristoranti all'estero, ha vinto anche un ristorante di New York. E grazie all'ospitalità e alla genuinità che ci mettiamo ad accogliere gli ospiti nel nostro albergo, con la semplicità, perché oggi il vero lusso è la semplicità, e vi lascio a persone semplici che sanno veramente esprimere un'emotività nell'animo. Grazie direttore, grazie. Allora, vogliamo cominciare, ecco, per accogliere questo libro, ecco, dalle parole dell'editore Nino Barone. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, niente, io sarò brevissimo, volevo solamente complimentare, ringraziare Antonino Causi, uno come editore, perché ha scelto diciamo, di servirsi della edizione Drepanum per la pubblicazione di questo suo ennesimo volume, e sono certo che ne farà degli altri. Antonino Causi ormai è un autore molto apprezzato, ha ritagliato negli anni una fetta importante nel territorio, diciamo, siciliano della poesia, e si vede da questa saletta c'è il Pienone, che è molto stimato e voluto bene. E per me, diciamo che, voglio dire, editore sì, ma anche amico di Antonino Causi, questo è un motivo in più che, diciamo, giustifica la mia presenza oggi qui. Quindi io non ho nient'altro da dire, da aggiungere, vi ringrazio ancora una volta, grazie a te Antonino, ad Maiora, e volevo dire, lascio spazio a chi, voglio dire, deve presentare l'autore con delle cose ovviamente più importanti delle mie. Grazie. Grazie a Nino Barone. Passiamo alla prossima poesia, sempre con l'accompagnamento del maestro Fausto Caltagirone e la voce di Manuela Licauli. Questa poesia l'autore la dedica a tutti i bambini, quelli che non hanno una casa, la sognano questa casa e sono chiusi alcune volte dietro dei cancelli, lontano, perché giustamente sono lì che aspettano e sperano, ecco, anche una famiglia. E quindi il poeta di questa sera dedica questo a questi bambini: vorrei disegnare la tua casa. In un foglio bianco e vuoto vorrei disegnare la tua casa, oh dolce bimbo, guardando la tua foto. Una casa piena di calore, luce e soprattutto d'amore. La vorrei come un arcobaleno con i suoi colori, che appare dopo un cielo grigio di dolori, e far risplendere il tuo sorriso spento ormai sul tuo bel viso. Una casa dove ci sarà ciò che desideri, serenità, tranquillità e anche alberi che la circonderanno come affettuosi mani di mamma, tremurose e anche ansiose. Sarà il tuo nido segreto, lo scrigno dei tuoi candidi pensieri, il più bel sogno completo.
che ogni giorno tu speri. Allora, a questo punto continuiamo, ecco, a introdurci in questo volume Melodie dell'anima di Antonino Causi con le parole, ecco, del poeta Gino Adamo. Antonino Causi, Tony Causi, nelle sue Melodie dell'anima parte da questo concetto e lo sviluppa, sottolineando ancora di più la validità dell'amore in tutte le sue sfaccettature. Lui le chiama melodie per la poesia che c'è dentro di esse. Io le definisco le cinque essenze dell'anima: amore, passione, natura, fede, speranza. Legate da un unico leitmotiv, con una trama lineare, percorrono la vita dell'autore, versi liberi o con una rima appena accennata in una lingua italiana sicura, semplice, senza fronzoli, così come escono dal cuore e vanno diretti al cuore di chi legge, percorrendo quelle cinque essenze attraverso la strada dell'amore. Oh Signore, sei tu la mia luce, la mia vista, il mio osservare, il mio guardare all'orizzonte. Quello di Tony Causi, mi sovviene alla mente la sua precedente silloge poetica Versi in libertà, è un canto libero che porta alla serenità interiore nella profondità dell'anima. Amore, misericordia, carità, speranza e pace dell'anima in ogni uomo, trasmesse da Dio. E da qui si avvia all'ultima essenza, la conclusiva, quella che porta l'uomo a vivere la propria vita pensando al futuro incerto, sì, ma guidato dall'ottimismo. Non lasciamoci prendere dal dolore, in noi deve vincere sempre l'amore, voltandosi indietro solo per i ricordi di un passato, quali fondamenta di una vita trascorsa, soppicando in questo mio tortuoso cammino. Ecco, si fa strada la speranza di vedere spezzato ogni tipo di catene, di non vedere sempre notte ma giorno sereno, di vivere senza ansie e paure ma amore e libertà. Evitiamo le invidie, i confronti con chi ci sta vicino, accanto, al bando, la smania del successo, la ricerca del potere. Fermiamoci a guardare dentro noi stessi e osserviamo gli altri senza odio né rancori. Che ci sia da guida soltanto l'amore. Ci saranno nuovi orizzonti. Bravo, grazie. Bravo. Ecco, possiamo assaporare ancora queste parole nella prefazione contenuta, ecco, nel libro, quindi Melodie dell'anima. Io ho visto anche il flash di questa poesia, che è meravigliosa. Chi non si è trovato certo a correre, a inseguire, ecco, a inseguire la propria amata o qualcuno che magari, ecco, non riesce a vederla, intanto bisogna lasciarsi. Ci sono anche il periodo dopo la guerra, che tante di queste scene le abbiamo viste. Ancora Manuela Licauli, maestro Fausto Caltagirone di Antonino Causi, Appena in tempo. Non ci sei più. Mi vesto e corro, inseguo strade e ponti. In una stazione vorrei cogliere il tuo sguardo, la mia speranza. Vedo sul treno il tuo volto evanescente, giulivo e palpitante il mio cuore, appena in tempo. Allora, continuiamo, ascoltiamo la relazione ancora per arricchire questo volume Melodie dell'anima, Marcello Scurria. E allora, l'incontro della poesia di solito ha bisogno evidentemente di uno spazio
che sia legato anche ai motivi dell'uomo, ai fatti della società, perché spesso la poesia è migliore della legge. Diciamo che gli ingressi evidentemente di una semantica riguardano proprio delle logiche che di solito la società non accetta, e allora la poesia aiuta a spiegare alla società molte incomprensioni. Ecco, questo è uno degli argomenti che evidentemente mi hanno spinto a presentare il libro di Antonino Causi, che diventa molto più chiaro da quello che evidentemente potrebbe essere la semplice occasione dell'amicizia. È più chiaro perché ci sono delle rivelazioni nello stato dell'animo che non appartengono né alla persona quotidiana né alla vita quotidiana della persona. Io ho soltato lo spazio dell'amore e sono entrato così, proprio a capofitto, nei motivi dell'anima che riguardano la natura. Perché lui parla, come sapete, dell'amore, parla delle passioni, parla della natura, parla evidentemente del rapporto con la religione, cioè con Dio, e fino alla speranza. Dopo la fede c'è la speranza. La natura è la perfezione per eccellenza. Ci trascende, non c'è nessuno su questo mondo che tuttora oggi, malgrado la clonazione, possa fare un uovo e dall'uovo far nascere il pulcino. Vi rendete cosa c'è in questo meccanismo straordinario e divino? Va bene, già l'ha detto il grande Diderot, ma quante cose non possiamo fare nella natura? Allora ci sono le sinestesie, e cioè i messaggi che sono legati attraverso la natura all'emozione dell'uomo. L'uomo è fatto anche di entusiasmo. Questa natura è nel cuore di Antonino Causi. Cosa fa la natura nell'animo di Antonino Causi? Vi chiedo di capire quanto i ricordi possono essere simili alle foglie. Ma quale pazzo ha mai pensato che una foglia possa essere simile a un ricordo? Forse un botanico potrebbe legare i suoi ricordi alla foglia. Invece no, il nostro amico poeta, che è poeta in questa esatta circostanza, nota che i ricordi somigliano alla poesia perché possono effettivamente avvolgersi su se stesse come una foglia che cade in autunno. E io lo trovo bellissimo. C'è poesia, c'è fantasia, c'è immaginazione. Questa è poesia. Questo è un ritorno a ciò che effettivamente è il nostro archetipo. Essere uomini, godere del piacere di una cosa che adesso neanche ci pensiamo, addirittura non ne vogliamo proprio di foglie che cadono. Questa è la differenza tra l'uomo e l'animale, che naturalmente non è l'animale che vive nella natura, ma è la bestia che sta nell'uomo, che ha perduto il carattere del pensiero. Grazie. E questa relazione la trovate in postfazione, ecco, del volume, va bene, Melodie dell'anima. Quindi in postfazione abbiamo la sua relazione. La volete una sorpresa adesso? Spezziamo prima di dare la parola, perché noi poi vogliamo sentire la tua voce, non può mancare, ecco, il poeta. Allora io ho con grande piacere di presentarvi questa cantante, la quale ci canterà The Man He Loved, e noi siamo veramente contenti di averla avuta come, ecco, come interprete, Manuela Licauli. My way, I'll do my best to make.
Grazie. Manuela Licauli. Grazie al maestro Fausto Caltagirone. Allora, a questo punto vogliamo ascoltare, ecco, finalmente la voce dell'autore. E allora ascoltiamo Cuore Emigrante e poi parleremo. Grazie a tutti per essere intervenuti, vi ringrazio molto. Io intanto dedico questa poesia a tutti i migranti, siamo nell'attualità piena di questo problema che è l'immigrazione, oltre che il fatto me ne occupo da un bel po' di anni pure io, insomma ci sono i miei colleghi che vivono quotidianamente anche queste esperienze e diciamo ora finalmente si stanno accorgendo dei problemi che ha l'immigrazione. Comunque, andiamo avanti con la poesia. Si offre ai disincanti e alle lusinghe, una terra avara e per nulla regale. Così, come un bimbo curioso, ingenuo e desioso, frugo fra questi rovi, dolci e amari, la mia terra promessa. Grazie a voi. Bene, a questo punto una breve intervista. Come nasce questa idea, ecco, di scrivere Melodie dell'anima e quindi le motivazioni? Ecco, facci conoscere un pochettino. Allora, il libro è nato sempre perché in primo piano io metto sempre l'uomo e quello che lo circonda. Quindi in questo caso l'anima è qualcosa di appunto difficile da percepire perché appunto l'abbiamo noi, insomma la... sottile e quindi l'uomo si guarda intorno se ha la capacità di guardarsi intorno e riflettere, perché quello che manca oggi è la riflessione, e si accorge di quello che lo circonda, insomma è qualcosa di spettacolare, insomma la riflessione porta al pensiero e quindi guardando la natura pensando anche la fede, l'amore, la speranza, un ottimismo che purtroppo ecco, oggi non viviamo tanto bene, però l'augurio per l'uomo è di non perdere l'ottimismo, perché l'ottimismo lo aiuta ad andare avanti giorno dopo giorno, quindi sicuramente non dobbiamo fermarci a quello che vediamo solo, ma a pensare che domani sia migliore di questo viviamo, la speranza infatti. E la poesia secondo me è importante, ma non perché io la faccio, ma perché credo che aiuta e salvifica l'uomo da quello che insomma, perché non abbiamo ecco, la brutalità, ma non dobbiamo solo ragionare oppure vedere solo la freddezza ecco, di numeri, e di altre cose che insomma non ci portano da nessuna parte se non c'è l'umanità. Oggi ci manca molto umanità e sicuramente fratellanza, sentire la natura come un qualcosa che ci porterà sicuramente lontano. Quindi se oggi c'è bisogno di poesia, io dico che c'è bisogno di poesia. E quindi perché la poesia è vita e quindi sicuramente è quella che può aiutarci ad andare avanti. Grazie. Ti faccio una domanda e così il poeta ci risponde con la sua poesia. Ci saranno nuovi orizzonti? No, me lo auguro. Io ho detto che bisogna avere ottimismo, quindi sicuramente la speranza è questa, avere insomma nuovi orizzonti. Bella vita. Ci saranno nuovi orizzonti, inesorabili
e martellanti giungono a noi notizie di morte, guerre e distruzioni familiari. Sembra che non ci sia più spazio per la speranza. Angosciose sono le storie. Forse è tempo di riflettere. Davvero ciò che abbiamo è vero benessere? Ci vantiamo di avere automobili e telefonini ultimo grido. A volte, pensando alla mia gioventù, sento la nostalgia di un passato più tranquillo e appagante. Ciò che desideravo prima era una vera conquista. Ora tutto è banale e dovuto. L'uomo è smanioso del successo e del potere. Non si accorge del suo simile della porta accanto. Sembra che siamo tutti in una competizione infinita, piena di invidia ed arroganza. Ma non ci accorgiamo di sbagliare e peccare. Dovremmo fermare la nostra avidità e il nostro discutibile egocentrismo. Dovremmo aiutare il nostro prossimo, offrire tutto il nostro amore e schiacciare finalmente l'odio, poter dire ci saranno nuovi orizzonti. Grazie a Torino Causi, grazie veramente. E allora, io a questo punto ringrazio tutti voi che siete stati qui presenti, gli amici di Arte e Cultura che ci hanno seguiti da casa, grazie. Ringrazio ecco coloro che sono intervenuti, l'editore Rino Barone, grazie, il poeta Gino Adamo, grazie ancora, Marcello Scurria, grazie ancora, Manuela Licaoli, grazie ancora, che è stata ringraziata, e il maestro Fausto Caltagirone, ecco. Ringraziamo Notuggio Lee che ci ha ospitato, e questa è una tra le già fatte, e ce ne saranno altre presentazioni da questo palco, nella persona del direttore Pietro Silano, grazie per averci accolto, e ringraziamo colui che ci ha donato e ha colorato questa serata con questo meraviglioso ecco contenitore, Antonino Causi. Ci rivediamo la prossima volta, io saluto tutti e ancora dalle mani del maestro Fausto Caltagirone e dalla voce di Manuela Licaoli ascoltiamo l'ultima poesia e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, La stella cadente. Vagabondando fra sentieri infiniti.